non posso che ringraziare chi mi ha preceduto, anzi sarei un po' tentato di non aggiungere assolutamente non farmi tentare. In particolare devo dire che la prima volta che mi capita di dover prendere la parola dopo il professor Bernardi è come, non so, mi sento come una fusolettina di marzo dopo il diluvio universale, insomma. È per il suo carattere. Il mio carattere, lui. La quantità e la qualità delle cose che ci ha detto, ha fornito un'infinità di stimoli, come del resto ho fatto anche in introduzione Giovanni. Quindi io fare soltanto qualche considerazione a margine, non posso raccogliere tutti questi stimoli e d'altra parte insomma io e ci siamo sfogati sull'argomento scrivendo e quindi a voi potete eventualmente se le cose già dette vi hanno stimolato potete leggerlo. Qualche osservazione partire per esempio dall'ultima cosa che ha detto De Bernardi, che è quella che ricordo meglio, la rappresaglia, il problema della rappresaglia che viene è il problema che più, uno di quelli che più ha contribuito, ha fornito elementi apparentemente molto solidi anche a menti raffinate come quella di Bruno Vespa per esempio, questa vuol dire le criminali responsabilità dei cappisti. Sì, le difficoltà, la riflessione di Vespa. Però c'è qualcosa che va raccolto di questa, cioè è vero che anche nella memoria collettiva, nonostante naturalmente l'Atlante delle stragi sia in grado di dimostrare a livello quantitativo che questa considerazione non è ben fondata, le stragi sono prima di tutto il risultato dei capi, non tanto della resistenza, certamente poi i partigiani, però. E quindi la cosa impone alcune considerazioni aggiuntive, secondo me. La prima è che anche nell'esperienza dei contemporanei la rappresaglia è un fenomeno più urbano che montano. E perché? Per l'ovvio motivo che soltanto le città sono crocevia, diciamo, di informazioni. In particolare in Italia del 43 e 45 sono una stampa completamente sottoposta alla censura e con la circolazione anche delle persone estremamente limitata è decisivo il fatto che ciò che accade a Piazzale Loreto, ciò che accade al Teatro Massimo eccetera diventa di pubblico dominio rapidamente e ciò che accade a Bove in realtà non l'ha saputo nessuno per molti mesi, no? Mi colpiva per esempio vedere che nei giornali italiani il fatto che da Roma vengano deportati tutti gli ebrei del ghetto del portico di Ottavia, nemmeno i giornali antifascisti se ne accorgono per un paio di mesi. Allora, perché la rappresaglia diventa un fenomeno da imputare ai gappisti? Perché quando si uccide il federale di Milano, per esempio, quando si uccide il colonnello Gobbi a Firenze, quando si fa un attentato al questore di Milano, ovviamente i giornali di regime ne parlano di come organizzano funerali di massa, cambia il coprifuoco, e poi si inventano processi rapidissimamente e si mettono al muro un po' non di privati cittadini come pensa Bruno Vespa naturalmente, un po' di antifascisti prelevati dalle carceri. Però la cosa decisiva è che il terrorismo urbano diventa diciamo l'elemento sul quale anche la propaganda fascista punta in maniera fortissima, perché avete visto i sicari al soldo del nemico rubano l'ordine che noi avremmo garantito e noi facciamo giustizia. In qualche modo non è un'opinione soltanto di Bruno Vespa, se andiamo a vedere i dibattiti all'interno dei CNN per esempio, troviamo che quasi sempre, che sia Torino, che sia Genova, che sia Firenze, eccetera, anche i democristiani, anche gli azionisti in molti casi, i socialisti sostanzialmente
sono, diciamo. Cioè l'opinione che non vada fatta la resistenza in città, perché in città ci si gioca il problema del consenso, è un'opinione che non solo circola diffusamente, ma che lascia completamente isolato in questa scelta strategica il Partito Comunista. E quindi fra i motivi per i quali, che non possiamo mettere in campo per comprendere come mai poco si è studiato del fenomeno, del problema del gappismo, tra questi motivi c'è anche il fatto che chi studia i GAP scopre che il Partito Comunista è stato fin dall'inizio infinitamente più isolato di come naturalmente era interessato a raccontarsi e come era poi il progetto politico che veniva perseguito, no? E dentro la scelta della lotta armata in città tu vedi che il progetto di una unione di tutte le forze antifasciste che combattono lì su questo terreno esattamente trova un ostacolo che non verrà mai superato. Non verrà mai superato al punto che quando le Brigate Garibaldi entrano a far parte del Corpo Volontario della Libertà, non per questo i GAP, che formalmente fanno parte delle Garibaldi, obbediranno mai a nessun comando che non sia quello delle federazioni comuniste e del responsabile del lavoro militare delle singole federazioni comuniste. Questo mi permette di aggiungere una seconda considerazione, che in realtà ciò che è visibile più o meno sotto traccia nel mio libro, molto più analizzato e anche declamato in qualche momento nel libro di Gigi, è che in realtà non è pensabile comprendere e fare la storia della lotta urbana senza una storia del Partito Comunista dentro la resistenza. Immediatamente giungiamo a constatare, una volta fatta questa prima affermazione, che è un lavoro che in realtà non è mai stato fatto. Nel senso che capire davvero le dinamiche per le quali si investe di più moltissimo all'inizio sulla formazione dei GAP, poi si disinveste senza dirlo, quello si dice anche, poi si fa finta che i GAP siano diventati un'altra cosa, eccetera. Per capire questi motivi sarebbe indispensabile ricostruire la storia interna di tutte le singole federazioni del Partito Comunista, cosa che siamo lontanissimi dal possedere, così come non casualmente l'archivio del Partito Comunista, così come l'abbiamo a disposizione almeno dall'Istituto Gramsci di Roma, di fatto permette sostanzialmente soltanto di conoscere la storia del Comunista dal 45 in poi a livello analitico di storia delle federazioni, e per quanto riguarda il prima abbiamo certamente la direzione nord del lavoro militare, no? Però siccome gli interlocutori di Secchia e di Longo sono i federali o sono i responsabili del lavoro militare, non prendono, cioè ci si muove in un mondo di fantasmi. In realtà il compagno N è caduto, va sostituito, il compagno X ha dimostrato di essere un incapace, quelli sono morti ma forse è colpa loro, però in realtà ho presentato la settimana scorsa un nuovo libro sul CAF Emiliani, per fare quello di Modena della Chiara Busguardi, che invece ha un archivio straordinario della 65esima GAP, no? E però mi colpisce il fatto che con un archivio straordinario dentro la straordinaria Emilia del Partito Comunista non si capisce un accidente per quanto riguarda le istanze organizzative e la direzione politica della lotta armata. Tant'è che i GAP di Modena vengono organizzati prima da uno che viene mandato da Bologna, poi da uno che è nato a Ferrara, ma nessuno ti sa dire come mai a Modena il personale organizzativo deve arrivare da fuori, così come noi non abbiamo nessuna idea più in generale delle ragioni delle scelte strategiche che vengono fatte dall'interno degli organismi. Sappiamo sul piano generale che c'è stato un problema della sovrapposizione o della non distinzione fra lavoro militare e lavoro politico. Ci muoviamo all'interno di definizioni puramente, li chiamerei adesso politologiche, no? Ma quello che invocava l'amico Giovanni
Scirocco quando abbiamo fatto un seminario 2 anni fa sui gatti, diceva, qua ragazzi prima di tutto si esce dalle nebbie quando si potrà disporre di una ricca prosopografia. Da questo punto di vista è paradossale che anche di tutti gli ultimi lavori che sto vedendo sui gatti, anche il lavoro che è uscito sulla 28esima Corvini, per citare il primo Bulov, è completamente opaco per quanto riguarda esattamente questo aspetto. Tutto questo mi porta a dire che il lavoro di Gigi, che Borgomaneri, che non risolve naturalmente neanche lui l'arcano, infatti le pagine tormentate, quelle che ti ha fatto vedere i capelli grigi, eccetera, qua la federazione non la racconta giusta, ma ho il sospetto che però, ecco, nonostante questo devo dire che non esiste nessun libro sulla lotta armata in Italia che disponga di prosopografie, cioè della capacità di seguire dall'inizio fino all'exitus, che è quasi di la morte, le biografie dei protagonisti di queste storie, che ci aiuta finalmente anche a ragionare in termini concreti e non più in termini puramente letterari sulla scelta, per esempio, no? Quanti dei campisti di Gigi arrivano dal confino, quanti arrivano dalla fabbrica e fino all'anno prima non ci avevano mai pensato alla politica, quanti sono gli immigrati che in realtà bastonati nel paesello sono venuti a vivere nella grande Milano perché forse è più facile sopravvivere in epoca fascista, eccetera. Quindi da questo punto di vista io credo che Gigi abbia fatto un lavoro assolutamente unico e ultimo per certi versi, nel senso che l'unicità del suo lavoro sta nel fatto che si è costruito da solo le fonti principali sulle quali ha lavorato e se le è potute costruire perché ha cominciato 40 anni fa in un territorio che controllava, nel quale godeva anche di alcune letterature, ha cominciato a produrre qualcosa che né gli istituti di storia della Resistenza né le università hanno fatto nel tempo dovuto. Ora c'è un vuoto, una impossibilità di superare quell'opacità di cui parlavo, a prescindere dal toccare con mano fisicamente alcune storie individuali. Della politica sia rilevante, è decisivo, ma per riempirlo poi di sostanza, allora mi viene in mente che uno come Bermani, per esempio, ha cominciato un lavoro nel 65 di raccolta di fonti orali, il che permette, per quanto riguarda la Valsesia, di parlare dell'unica zona della resistenza armata in Italia dove tu sei in grado, grosso modo, giorno per giorno, di capire chi fa cosa e perché in nome di chi. Tutto il resto invece è destinato in ogni caso a restare un pochino avvolto nella bambagia. E noi che non siamo offelier, come dice Giovanni, ma siamo degli storici, naturalmente, però tutto quello che possiamo saccheggiare, rileggere in controluce, controllare, mettere a contrasto con altre fonti, eccetera, che arriva dalla memorialistica, dalla testimonianza orale, questo è oro per noi naturalmente, no? Ecco, dentro quest'oro c'è un'altra considerazione da fare. Uno dice documenti da una parte e la memoria, le memorie dall'altra. Grazie a voi. Scusate. Per quanto riguarda l'attendibilità delle testimonianze, dico una cosa che potrà sembrare abituale, non lo so, dal mio punto di vista le testimonianze sono nel nostro campo, diciamo, ecco, in questa questione dei capi in particolare della lotta armata, le testimonianze sono tanto più attendibili quanto, in quanto sono rese da protagonisti, fonti di prima mano, che non hanno fatto carriera nel Partito Comunista e che vengono resi almeno 40 anni dopo i fatti. Ecco, con queste tre caratteristiche noi possiamo dare un'attendibilità che normalmente
i documenti coevi non hanno affatto, per l'ovvio motivo che la documentazione è stata prodotta direttamente, immediatamente, come straordinaria, lucidissima, intelligente operazione propagandistica. Cioè attraverso la documentazione ufficiale del Partito Comunista sulla guerra dei GAP si produce in realtà l'immagine dei GAP che invera lo scopo dei GAP, che è una lotta prima di tutto simbolica, devono dimostrare che i fascisti tedeschi sono attaccabili, che i combattenti partigiani e comunisti in particolare sono straordinari, sono degli eroi, è gente che non cede davanti alla tortura, che ha sprezzo della vita, che anche se lascia la famiglia sa di sicuro che il partito provvederà a mantenerla. Sono tutte caratteristiche che la documentazione ufficiale ti trasmette e che nella memorialistica politicamente avvertita, corretta, cioè di chi poi nella vita può essere stato apprendista, emigrante, confinato, ha fatto di mestiere il funzionario di partito, non gli passerà per la testa di raccontare una verità, di raccontare qualcosa, di mettere in luce alcuni particolari che per lui sono molto importanti, ma che per lui sarebbero lesivi di un'operazione di immagine che è stata finalmente costruita. La storia di Porta Lame che evocava prima De Bernardi è un classico in questa direzione, no? De Bernardi appunto non se ne è occupato direttamente e pur conoscendo l'argomento non ha fornito alcuni particolari decisivi. Non è vero che è una battaglia dove si fa uno pari palla al centro, è una battaglia che nasce da un fraintendimento straordinario, cioè non è una battaglia che i partigiani di Bologna cercano, anzi, sono costretti a ingaggiare una battaglia di sopravvivenza per scappare dalla città, mica per occuparla, e in città ci stavano da un mese. Cosa facevano da un mese 350 partigiani asserragliati a Bologna? Stavano lì aspettando che arrivassero gli alleati per fare l'insurrezione non appena gli alleati avessero sfondato. Ma quella battaglia del 7 di novembre, e da più di un mese anche la direzione, anche il comando unitario dell'Emilia Romagna sa che l'offensiva si è fermata. Cosa fanno lì? Sono stati concentrati lì per una serie di errori, non sono affatto i gappisti di Bologna che non sono mai stati 350, ma lì è stato concentrato il meglio dei combattenti della pianura emiliana e romagnola più antica interna. Essersi concentrati lì vuol dire che quel poco di clandestinità che ha caratterizzato la lotta armata emiliana e anche gappista non c'è più, insomma tutti assieme fanno il rancio, mandano fuori le pattuglie a prendere delle vacche e le macellano dentro i sotterranei dell'ospedale maggiore nei Lude, in questo rancio dove sono asserragliati. È chiaro che la clandestinità è saltata. Anche quelli che sono arrivati di vari paesi, adesso tutti conoscono tutti, e io Barontini, come il supercomandante, andrà a passarmi in rivista qualche giorno prima della battaglia, e secondo le testimonianze abbastanza credibili non era così come De Bernardi, diciamo, capace di infuocarli, era anzi abbastanza dimesso, restano un po' delusi dalla poca prestanza dell'uomo, e però dice, siamo qua, facciamoci onore. Non sanno più cosa stanno facendo, dopo un mese sono stufi morti, fra l'altro, tanto che cominciano a fare dei canti e i comandanti dicono non dovete cantare, abbiamo le pattuglie che passano. Vengono scoperti e a quel punto una battaglia stranissima, nel senso che sono divisi in due segmenti, il segmento più piccolo viene attaccato e gli altri che stanno a 100 metri stanno tutto il giorno a sentire i loro compagni attaccati, perché la forza sempre più rilevanti, stanno fermi. Poi gli arriva l'ordine, provate anche voi a uscire, andiamo all'assalto, ormai è calata la notte, riescono a sfondare e a fuggire dalla città, ma non hanno assolutamente dove fuggire, non c'è nulla che li possa accogliere, entrano nel quartiere della Bolognina, si mettono in 70 in un appartamento, in 150 in un altro, portandosi lì feriti sulle spalle. Da quel momento la resistenza armata a Bologna conosce un'infinità di lutti, perché naturalmente tutte le basi che avevano prima in città sono bruciate,
gli alleati non sono arrivati, ma il territorio si è riempito di tedeschi, quindi è un'autentica tragedia. E i comandanti, ma anche i semplici combattenti che hanno lasciato memoria di questa cosa, dicono, nel caso più acculturato, uno scrive, è stata una vittoria di Pirro, è stata una vittoria perché noi abbiamo sfondato delle forti truppe e abbiamo vinto noi, abbiamo vinto in modo tale che eravamo morti quasi tutti e tutti esistono. Ecco, questo è il senso della cosa. Però perché mi interessa la battaglia di Porta Rame? Perché è l'esempio massimo di come una straordinaria preparazione in termini politici, che non ha niente a che vedere con la preparazione strettamente combattentistica militare, che è la caratteristica più forte di quel partito comunista, permette di trasformare questo disastro in uno straordinario successo. La notte stessa in cui sono riusciti a scappare da Bologna, sfondando le linee nemiche, stampano un'edizione straordinaria dell'Unità, che diventerà poi a livello persino europeo il manifesto, cioè la più grande battaglia urbana combattuta dalla resistenza in tutta Europa. Abbiamo messo in fuga centinaia di nazisti e di fascisti armati, con carri armati, cannoni, eccetera. Dove la resistenza armata è così potente? Solo a Bologna. In realtà la cosa straordinaria è che mandano anche uno degli affaticati gappisti bolognesi che era riuscito a uscire dalla città, che si è portato dietro i feriti sulle spalle, invece di viaggiare a Bologna, che c'è una cosa da fare, devi presidiare la sede clandestina dove si stampa l'Unità. E al mattino, con un giornale fresco di inchiostro, lo porta al covo, dove sono un po' disperati fra gemiti e sangue e feriti maturati, eccetera. E dice, e tutta la sera successiva, finalmente i compagni lessero con straordinaria emozione il giornale di cui avevano tanto sentito parlare e che non avevano mai visto. Questo è il primo dato interessante. Il secondo dato, però decisivo, è che leggono una cronaca di quello che loro non hanno fatto, così esaltante che ci si commuovono, non è che si arrabbiano. Scoprono che la popolazione intera del quartiere e poi della Bolognina li ha combattuto con loro, sono stati l'avanguardia di un popolo che non potendone più si è ribellato. Ovviamente non potevano non sapere che le cose non erano andate così. Ma non solo la politica, ma anche la guerra si fa anche così. Da questo punto di vista, quello era il partito senza il quale la resistenza armata in Italia, secondo me, non si sarebbe fatta. Mi fermo.